Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Turbo Pascal e riviste di informatica del 1987. Andiamo con ordine. Nel 1987 avvenne la turbocalata del Ministero dell'Istruzione. Dal BASIC come linguaggio di programmazione nelle scuole superiori fu sostituito dal Turbo Pascal. Attenzione gente che del Pascal per Commodore 64 ed Apple II ho già parlato con un podcast specifico. Attenzione gente del Pascal per Sinclair, per ZX Spectrum, MSX Olivetti, PC 128S ho già parlato in un podcast specifico. Tutti i links sulla turbocalata del Pascal li trovate in descrizione, assieme ad un podcast specifico Basica contro Turbo Pascal contro Matematica. Ma in questo podcast faremo un viaggio immaginario nel tempo del 1987. Andremo a vedere se le riviste di informatica che si trovavano all'epoca nel 1987 in edicola e da cui gli adolescenti si rivolgevano per avere il polso del mercato sui prezzi dei computer, nuovi modelli, recensioni, tecnologia, hardware, software, linguaggi, ebbero mai queste riviste a parlare del Pascal per computer ad 8 bit e computer a 24 bit, che appunto erano le macchine che si trovavano nel 1987. Quella ad 8 bit perché erano già state vendute prima del 1987, erano già nelle case, e computer 24 bit che erano quelli che erano venduti praticamente dal 1987 e insieme anche alcuni modelli di computer ad 8 bit che ancora erano venduti sul mercato come nuovi. Ho scaricato tutti i numeri di Applicando del 1987, la rivista leader per gli utenti Apple. Ho scaricato tutti i numeri di Commodore Computer Club, la rivista di riferimento per utenti Commodore 64 e Commodore 128 ed Amiga. Ho scaricato tutti i numeri della rivista NC Microcomputer del 1987, che è un magazine di punta generalista di informatica che dava spazio a tutte le piattaforme di home computing e business computing con recensioni hardware e software per MS-DOS, Apple II, Macintosh, MSX, Sinclair, Commodore, quanto Amiga. Iniziamo questo immaginario viaggio nel tempo andando a sfogliare solo le prime pagine e l'indice di ogni rivista e poi eventualmente approfondiremo su eventuali articoli, qualora ne trovassimo, in cerca appunto di articoli e notizie sul Pascal per Commodore 64 e Pascal per Commodore 128, Pascal per Amiga, Pascal per Apple II, Pascal per MSX, Pascal per Sinclair e eventualmente anche Pascal per Olivetti Protest. Tuffiamoci a bomba e non perdiamo tempo. Dunque, per farla corta e breve, onde evitare che questo post-podcast sia una lunga disamina del nulla, ho provveduto a ricercare per voi dall'indice delle riviste di Applicando eventuali, diciamo, numeri in cui durante il 1987 si fosse parlato del Pascal per Apple II ed obiettivamente io non ho trovato quasi niente. Il numero 37 del giugno del 1987 fu pubblicato un articolo del Pascal per Macintosh, il Turbo Pascal della Bardon per Macintosh, a riprova che sui computer a 24 bit con un mega di RAM il Pascal ci girava bene. Ma il Macintosh all'epoca non era un home computer, per cui non vale l'articolo del giugno 1987 come riferimento per eventuali adolescenti che guardavano ad Applicando per avere suggerimenti su come mettere con una soluzione a basso costo il Pascal sul loro computer ad 8 bit della famiglia Apple II. La rivista Applicando, che era per Mac e per Apple II, guardava sicuramente ai professionisti e anche al desktop publishing, che non avevano i problemi degli adolescenti motorizzati con degli Apple II. Però ecco, a mio avviso, una piccola rubrica dedicata al Pascal, in cui tutti i mesi, ad esempio, si fosse fatto riferimento
a dove reperire il G-Pascal, ammesso che il G-Pascal fosse stato importato in Italia e commercializzato, ecco, a mio avviso l'applicando avrebbe potuta mettere questa rubrica. Non tutti i piccoli lettori e appassionati di informatica del tempo avevano i denari per comprarsi applicando tutti i mesi, ed all'epoca non esisteva Google ed Internet che, come oggi, sono capaci di risolvere ogni tipo di problema di ricerca agevolmente con un paio di click. Solo nel numero 103 di Applicando ottobre 1987 si trova un articolo sul Pascal UCSD, adesso lo andremo a vedere rapidamente. Indirizzi e puntatori: l'utilizzo dei puntatori consente un notevole risparmio di spazio all'interno di un programma in Pascal. E si è dedicato il terzo articolo della serie SIP, sistema autore in istruzioni programmate. Diciamo, qui però altri articoli simili non ce n'era, non li ho trovati, e comunque non era sicuramente un modo idoneo di titolare articoli con l'indicazione sistema di autore istruzione programmata, ma semmai uno spazio Pascal. In ogni caso, qui si dice che Pascal UCSD era estremamente esoso in termini di consumo di RAM, e gli accorgimenti in termini di puntatori, utilizzo di variabili locali per ridurre la probabilità di andare in out of memory era data, ma comunque niente a che vedere, nessun riferimento al G-Pascal, dell'australiano G-Pascal, che utilizzava solo 16k e avrebbe potuto funzionare benissimo con una sintassi peraltro molto molto buona. Quindi nessun riferimento all'australiano G-Pascal, molto economico, senza nessun riferimento a una soluzione simile, non si sa se mai fu importata in Italia. Quindi zero aiuti dal punto di vista del Pascal per Apple II dopo la turbocata del Ministero delle Istruzioni nel 1987 dalla blasonata rivista Applicando, a cui ovviamente all'epoca i piccoli appassionati di informatica guardavano aspettandoci di poter trovare delle soluzioni economiche a basso costo per i loro adorati computer ad 8 bit. Dunque, se sulla rivista Applicando non si trova praticamente niente di nulla sull'economico G-Pascal, che era per Apple II ma anche per Commodore 64 e Commodore 128, ecco, sulla blasonata rivista Commodore Computer Club non c'è assolutamente un cazzo di niente sul Pascal. Tutt'altro, ci sono numeri in cui si discute di GV Basic per MS-DOS, solo perché la Commodore si era messa a vendere cloni PC, ma i GV Basic come Basic erano stati rimossi dalle scuole, per cui obiettivamente non si capisce quale cazzo fosse l'utilità di fare articoli simili quando alle aziende non interessava praticamente andare a acculturare i propri dipendenti con il Basic, e il GV Basic non interessava nemmeno agli adolescenti, dato che a scuola c'era il Turbo Pascal, mentre a casa i piccoli utenti Commodore avevano per lo più computer ad 8 bit come i disgraziati del Commodore VIC-20, oppure nella stragrande maggioranza dei casi il Commodore 64, oppure pochissimi il Commodore 128. Mega 1000 nel 1987 era uscito, ma era costosissimo e se l'erano acquistati veramente in pochi. E nel 1987 in Italia ancora non era arrivato commercialmente Amiga 500. Dunque, andiamo a parlare rapidamente della bella rivista di informatica MC Microcomputer, una rivista di informatica generalista. Andiamo al sodo. Nel 1987 ci sono solo 3 numeri di MC in cui si dà spazio al Pascal, ma nessuno dei 3 numeri ebbe mai a menzionare il G-Pascal per Apple II o per Commodore 64. In tutti gli altri numeri di MC, come potete vedere a video che scorrono rapidamente le copertine, non c'è traccia di articoli relativi a soluzioni software per il Pascal per i computer ad 8 bit che sino al 1987 si erano diffusi nelle case degli appassionati. Quindi tutta la carta stampata dell'informatica nel 1987, sia nelle forme delle riviste generaliste oppure
tematicizzate su specifici marchi di computer, ecco, nessuna mai rivista ebbe mai a cuore i potenziali interessi dei piccoli lettori, fornendo loro indicazioni stabili su dove andare a reperire ad esempio il G Pascal per Apple II o per Commodore 64, oppure il Pascal per ZX Sinclair, oppure per Olivetti PC128S. Andiamo adesso ad esplorare i tre numeri di MSC Microcomputer, dove si diede spazio al Pascal della Borland, che però era per MS-DOS. Luglio-agosto 1987, eccolo qui, questo è il microcomputer MSC, che è l'unico, uno dei due, che parla praticamente un po' di Pascal, ma è per MS-DOS. Infatti troviamo qui nell'elenco, sostanzialmente a pagina 54, la prova del Turbo Pascal, e noi andremo rapidamente a darci una sbirciatina. Borland Turbo Pascal Toolbox, eccolo qua, è sostanzialmente quello che si trovava, una versione, diciamo, della Borland che si trovava nelle scuole. Questa però è recensita e spiegata praticamente per computer MS-DOS. Si spiega cosa ci si può fare, le varie cose, diciamo, l'argomento è sviluppato in due puntate, questa è nella sezione estiva, luglio-agosto, e poi nel prossimo numero che andremo a vedere, ma non c'è nessun riferimento nell'articolo o in modo, diciamo, stabile a cosa fare, diciamo, per gli utenti dei proprietari di computer ad 8 bit che si erano già diffusi a quel tempo, quindi Apple II Plus, Apple IIe, Apple IIc, Commodore 64, Commodore 16, Commodore 128, ecco, anche Olivetti Prodes, Spectrum ZX Sinclair, ecco, che c'erano, come abbiamo visto, ci ho fatto i vari speciali sopra, ma diciamo la stampa italiana delle esigenze dei piccoli informatici ed appassionati del tempo non ebbe sostanzialmente a proferirne parola. Si parlava delle recensioni dei prodotti nuovi a cui magari erano interessati sostanzialmente chi faceva pubblicità, ma dell'interesse, diciamo, degli interessi e i bisogni dei piccoli lettori delle riviste venivano considerati meno di zero. Peccato, perché diciamo i prodotti c'erano, ad esempio il G Pascal o anche altri, diciamo il Pascal per il MSX, ci ho fatto un podcast sopra, oppure anche per lo ZX Sinclair. Ecco, uno spazio in modo, una piccola rubrica in modo totale e permanente aperta al Pascal per i computer ad 8 bit non fu mai fatta.